Allora, di nuovo in onda alle 11 in punto, dopo questa intervista ai tassisti che stanno portando avanti una lotta piuttosto dura, in qualche modo interessa il mondo delle edicole perché è una lotta che cerca di mettere un punto sulle liberalizzazioni, liberalizzazioni che hanno danneggiato parecchio il mondo delle edicole, il mondo dell'editoria e qui il punto ancora non si riesce a mettere in qualche modo, nonostante i numeri non proprio positivi che intanto l'editoria ha collezionato. Io ricordo tanti anni fa quando si parlava di liberalizzazione della vendita dei giornali, facciamo l'esperimento, vediamo come va. Sono passati più di 10 anni, credo, e ancora non si tira una riga. Vedremo, magari con questa nuova legge di riforma, col tavolo che c'è tra sindacati degli edicolanti e la FIEG, forse qualche novità potrebbe uscire fuori. Rimaniamo nel campo dell'editoria perché, come vi avevamo promesso, abbiamo un editore al telefono, Alberto Mazzantini di Editoria Europea, che salutiamo. Buongiorno Mazzantini. Buongiorno a chi ci ascolta. Bene, allora l'altra settimana abbiamo avuto Gabriella Giorgi, che è l'amministratore delegato della Giorgio Giorgi SPA, azienda di distribuzione. Oggi un editore, un piccolo editore, ma comunque noi abbiamo sempre una grande attenzione verso queste piccole realtà perché l'editoria sta cambiando, anzi deve cambiare considerando la crisi e noi continuiamo a registrare proprio dalla piccola e media editoria dei segnali di vitalità, ma questo non lo dico solo io, lo dicono i numeri come sono quelli per esempio che sono stati diffusi nel corso dell'ultima Fiera del Libro Roma Più Libri Più Liberi, parlano di un settore di piccola e media editoria molto vitale, vitale soprattutto nei rapporti con il territorio e quindi l'idea di creare un po' una saldatura più stretta tra editori e rete delle edicole territoriali. Questo chiaramente deve avvenire con tanti se e tanti ma nel quadro di un accordo nazionale. Vedremo, noi nel corso di Più Libri Più Liberi, come radio abbiamo cominciato un'interlocuzione con i piccoli editori. Diversi mesi fa abbiamo fatto un incontro a Milano nel corso di un'altra Fiera del Libro e oggi siamo appunto a parlare con Mazzantini un po' di questi temi, anche se la sua richiesta è riferita a quanto ha detto ieri Giuseppe Marchica in uno dei suoi passaggi a proposito del confronto con la FIEG. Quindi, che dire, Mazzantini, a te la parola e vediamo appunto di sviluppare questa dialettica con gli edicolanti e con i sindacati degli edicolanti. Prego. Stupito comunque dalle parole importanti e non proprio consone dette al termine della trasmissione riferite a me, avendo fatto il mio nome, alla mia attività, è stato detto che non gliene può fregare di meno di me e di un altro editore e questo onestamente mi dispiace. Mi rammarica che comunque un segretario nazionale possa usare una frase così netta e dura nei confronti comunque di un piccolo editore assolutamente, ma che cerca di darsi da fare per dare una mano alle edicole, al loro fatturato. Chiaramente perché, ripeto, come dissi già in un altro intervento, non faccio beneficenza, tutto quello che faccio chiaramente deve essere una fonte di utile per le edicole così come per me. Allora, Mazzantini, al di là, diciamo, della ruvidezza che tu hai ravvisato nelle parole, arriviamo al punto sostanziale, diciamo, quello politico e anche di contenuto del confronto. Ma il discorso politico del confronto è semplice, io ho sempre in tanti momenti, in tanti post su Facebook, dato la mia piena disponibilità al confronto, al dialogo con qualunque organizzazione sindacale. Nessuno
nessuno si è mai fatto sentire, si è, mi ha mai chiamato, si è fatto avanti. Per questo sono rimasto ancora più stupito quando il dottor Machiga dice si è fatto avanti e poi è fuggito. Io sono sempre qua. È chiaro che dietro delle parole così dure di ieri mi suona strano dovermi poi confrontare con una persona che ha questo atteggiamento così marcato nei miei confronti. Allora, io credo appunto, per questo ti invitavo a entrare un po' più a piedi uniti sul tema, perché da una parte, per carità, credo che l'esigenza ci sia. Tra l'altro, la radio da tempo ha iniziato proprio a parlare della necessità di cominciare a sperimentare nuove forme di collaborazione tra piccola e media editoria, che agisce in un raggio territoriale e che a cui un raggio territoriale è più consono in qualche modo, è quasi un abito che si può disegnare addosso, una collaborazione tra piccola e media editoria ed edicole. È chiaro che qual è la cosa da superare. È che ci si confronti su norme, regole, quadri, diciamo così, di un accordo che possa valere, ecco, non in forma articolata, ma grosso modo a livello nazionale. Io credo che sia un po' questo il tema all'ordine del giorno. Si fa fatica, io l'ho sperimentato direttamente andando per fiere. Si fa fatica a cercare coordinamenti di piccoli editori che possano in qualche modo rispondere a questa esigenza. Ma è difficile anche da parte nostra, anche da parte dell'editore, riuscire a trovare altri colleghi stessi intenti e con la stessa volontà di portare avanti un discorso a più voci. Questo è fuori di dubbio. Tornando al discorso appunto della comunione di intenti, eccetera, ad esempio l'articolo 8, vedo che viene sempre letto e interpretato in maniera unilaterale, quando invece dovrebbe essere comunque visto anche da parte delle organizzazioni sindacali, anche da parte degli edicolanti stessi, in maniera bilaterale, cioè dove è vero che diventa legittimo, giusto e corretto respingere pubblicazioni non regolari. A quel punto, devo dire, allo stesso modo, le pubblicazioni regolari devono avere il pari trattamento, cosa che al momento vedo accadere ancora poco. Questo, ecco, dovrebbe essere un'attenzione che comunque viene messa su entrambi gli aspetti che tratta l'articolo 8, perché è vero che salvaguardano l'edicolante da merce irregolare, dà la possibilità di vendere queste pubblicazioni, allo stesso modo dovrebbero tutelare però l'editore che pubblica e consegna e distribuisce pubblicazioni regolari. Questo non mi sembra che avvenga ancora. No, dunque, l'articolo 8 è una grande opportunità. È una grande opportunità. Certo. Ecco, io ho Per sempre entrambi, per per entrambi. entrambi. Il problema qual è? È che dipende dal punto di vista con il quale lo si affronta. E cioè a dire, è una grande opportunità per tutta la filiera. Certo. Per esempio, una cosa che spesso sfugge e che qui anche Marchica in qualche modo ha ribadito, ma io non voglio prendere le sue difese, che No, no. probabilmente Alberto quelle cose le ha dette, magari Stiamo un po' sono chiacchierando, state va capite, benissimo. un po' fuori contesto, no? Ma insomma, il discorso è questo: può essere l'articolo 8, ecco, forse questa è la forma migliore, un'opportunità per togliere tutto il prodotto non regolare, di cui Certo, parecchi piccoli editori continuano a vivere, ahimè. concordo pienamente. Ecco, questo può entrare addirittura a far parte di un programma, Marchica l'ha detto, cioè vediamo, magari sui prodotti non regolari si raggiunge un accordo sulla percentuale e poi via via si assorbono, no? Però è chiaro, dall'altra parte l'editore deve avere l'impegno a rivedere la sua produzione in qualche modo, perché poi alla fine è questa, no? Sei un editore, me lo insegni. La capacità dell'editore, ecco perché per esempio l'autoproduzione no, non attecchisce in questo settore. La capacità dell'editore è quello di vedere un po' lontano,
No, cerchi. Assolutamente Ecco, sì. vai, no, ti lascio la parola perché entriamo proprio nell'ambito di quello che è appunto la professione dell'editore. Vai. Ma la professione dell'editore è quella di cercare di fare un prodotto quanto più possibile rispondente alle esigenze del mercato, qualitativo, con un prezzo di vendita adeguato e via discorrendo, dove però l'editore deve poter contare sul successo o insuccesso di una sua pubblicazione dovuta soltanto a un gradimento o meno del pubblico, non a una errata distribuzione, a un DL che segue un piano distributivo non studiato, non attento, cioè la pubblicazione deve arrivare in edicola in forma regolare e su questo sono non d'accordo, ma di più, a livello paritario con i concorrenti, avere la stessa visibilità per quanto possibile, per quanto è possibile all'interno degli spazi delle varie edicole, però non può essere la filiera o deficit di filiera, o poco impegno o cosa che determinano il successo o l'insuccesso di una pubblicazione. È giusto, ma su questo bisognerebbe coinvolgere i distributori. Assolutamente sì. Ma infatti. Sarebbe mia intenzione farlo, infatti. No, no, ma stai dicendo delle cose sacrosante su queste, credo che ci sia un po' l'accordo di tutti. Il problema poi nell'attuazione pratica, questo è difficile, cioè c'è bisogno. Lo dico per carità, con un punto di vista esterno, quello del giornalista che da un anno e qualche mese si è avvicinato a questo mondo e quindi sta ancora osservando. C'è bisogno forse di un periodo di transizione, come dicevo prima, in maniera tale che tutto ciò che è poco conforme o addirittura non regolare, come dice Certo. l'articolo 8, venga espulso e si comincia a ragionare insieme su che cosa potrebbe essere adeguato rispetto al mercato. Io penso due cose. Primo, che la dimensione territoriale ci può aiutare perché va a individuare quelle linee di sviluppo del gradimento del pubblico che ancora non sono state, come dire, indagate fino in fondo. E cioè c'è tanta editoria locale che potrebbe avere fortuna nel territorio Certo. e bypassare tante cose nazionali che non servono a niente. Secondo, c'è una grande funzione che possono svolgere le edicole, quella dei sondaggi preventivi di mercato, che ancora non viene sfruttata perché c'è bisogno di un po' di organizzazione e che pure Assolutamente, è complicato, non è non semplice, eh. è semplice, ma si può fare, secondo me, anche considerando i mezzi elettronici e quant'altro, oggi ci assiste in questo mestiere, e però quella può essere una prima indicazione. Insomma, io credo che a queste parole manchi, davvero la possibilità di esprimersi dentro un tavolo, dentro un confronto, e Assolutamente, ma siamo. perché? Vai, 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 vai. No, ti dicevo, no, perché l'articolo 8, tutto sommato, cioè io l'ho accolto con piacere, perché, ripeto, va visto in maniera bilaterale e offre una importante opportunità anche a piccoli editori come me, che mettono in campo pubblicazioni fortunatamente regolari e che rispondono all'articolo 8 e, diciamo, scrollarsi di dosso quella concorrenza, no? Che magari fa pubblicazioni non conformi all'articolo 8, avere più spazio in edicola, non in quanto mia pubblicazione intendo, ma in quanto perché l'edicolante può rendere ciò che prima era obbligato a tenere e quindi toglieva anche spazio espositivo. Quindi direi che l'articolo 8 è da sfruttare da ambo le parti e non visto soltanto come un benefit all'edicolante che si libera di merce non desiderata. Bene, Capisci? no, 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 ma assolutamente sì. Tra l'altro, appunto, nell'intervista a Gabriella Giorgi.